Sembrava che si fossero calmate le acque a Faenza, e invece no. Era un po' che non si sentiva parlare di furti, ma stanotte i ladri si sono dati da fare in Via Laghi, a pochi metri da dove qualche mese fa alcuni ragazzi erano stati picchiati e rapinati. Questa volta ad essere presa di mira è stata l'auto di un residente che questa mattina si è ritrovato con il serbatoio bucato e la benzina succhiata via dal foro praticato dai malviventi. Si riuscirà a stare tranquilli nella nostra città? Stamattina al suo risveglio prende la macchina per andare a lavorare. Qual è stata la sorpresa? La sorpresa è che il serbatoio della benzina era vuoto e l'ho portato al meccanico perché non riuscivo a capire cos'era successo, visto che era parcheggiata qua nel prato qua di fianco e mi hanno trovato un buco nel serbatoio. Quindi probabilmente qualcuno che stanotte mi ha fatto il regalo di rubare la benzina, non so a quale fine, però il danno è questo. Con un danno di quanti euro? Me l'ha quantificato sui 2.250 perché ho riuscito a ripararlo. Se c'era da cambiarlo era sugli 800 euro. Per 10, 20, 30 euro di Neanche benzina. 10 euro perché era sopra la riserva di un filo proprio, quindi proprio una cosa da niente. Lei abita qui in Via Laghi, zona tranquilla? Non è più una zona tranquilla da un paio d'anni. Ormai hanno fatto di tutto, da rubare le biciclette nelle cantine ai biciclettai qua, a rompere i vetri delle macchine, a rubare motorini e l'ultima a spaccare i vetri sempre nel prato qua di fianco e l'ultima è quella del serbatoio. Cioè, ve l'aspettavate? Uno non se l'aspetta mai, finché non gli capita non se l'aspetta, però se guardi quello che è successo prima, purtroppo il rischio c'era, qualcosa c'era, ecco, di rischio. Lei ha abitato anche in centro a Faenza, lì era mai successo qualcosa? Non è mai successo niente a me personalmente, però parenti hanno avuto ladri in casa, in giardino, in centro abitato. Ma secondo lei che cosa sta succedendo qui a Faenza? Una criminalità che non si ferma a quanto pare. Evidentemente ci sono dei soggetti che fanno questo di vita e evidentemente non trovano adeguate contromisure per farla finita. E invece un consiglio a chi abita queste zone? Il consiglio di fronte a questi episodi è di stare attenti, di parcheggiare le macchine vicino alle abitazioni, sotto le luci possibilmente, e di segnalarlo non solo alle forze dell'ordine ma anche al proprio sindaco, perché penso che ormai siamo arrivati a un livello insopportabile. Dobbiamo sostenere delle spese oltre a quelle che già sosteniamo di vita normale. E a proposito di questo, un appello che vuole fare magari all'amministrazione o a chi è al di sopra e ci dovrebbe tutelare? Cose banali, però bisogna aumentare il servizio di ronda notturna, carabinieri, polizia, quello che è, volontari, in qualsiasi cosa, perché oramai qua manca solo che qualcuno venga picchiato in mezzo alla strada, se già non è successo, questo non lo so, e quindi siamo arrivati proprio, penso, al limite, bisogna fare qualcosa. Francesca Diletta per Faenza Web TV.